Ripeto, senza voler fare nessun processo alle intenzioni, giudicheremo il governo per quello che farà, ma per adesso l'impressione è che qualunque riflessione di progetto per il Paese, qualunque idea programmatica sia venuta completamente meno rispetto alle tante promesse di campagna elettorale, e è una grande discussione su come ripartire il potere, senza una riflessione ancora minimamente abbozzata su quali sono parole importanti e chiave. Eppure durante la campagna elettorale abbiamo sentito parole d'ordine che hanno invaso i media, parole d'ordine che hanno tutte lasciato il campo invece oggi a una discussione semplicemente su tecnici o politici, una discussione su se Salvini deve tornare agli interni oppure no. E francamente io credo che il dibattito nel Paese e le attese del Paese siano ben altre. Io penso che noi dovremmo essere da subito in formato di opposizione e dobbiamo essere da subito pronti a costruire un'opposizione forte ed efficace, e lo dico con grande chiarezza, anche se non sarò io poi a gestire questi passaggi negli anni prossimi, sapendo anche che quando questo governo cadrà noi dovremo chiedere le elezioni anticipate, non dovremo chiedere nessun altro governo di salvezza pubblica al quale ci candideremo di far parte o d'altro. Lo diciamo da subito questa cosa e io lo dico e lo dirò durante anche il dibattito congressuale. Vorrei che fosse chiaro che questo sia il tema sul quale nei prossimi anni la nostra capacità di essere nettamente alternativi a questa destra venga fuori, e venga fuori in modo molto chiaro e molto netto.